Voglia di fare musica. Allora, vediamo un po'. Beh, insomma, un po' di cose le ho messe in valigia. Sicuramente i cappelli non possono mancare. Direi di sì. Così potrebbe andare bene. Itinerario c'è, vediamo. Ciao! Ah, sono qui indaffarata oggi, a parte col cappellino molto vintage, stile anni 60. Sono indaffarata a preparare la valigia. Sì, però ho bisogno di voi, un vostro aiuto. Perché non so se vi ricordate, ma vi ricordate sicuramente perché se andate indietro li vedete. Insomma, l'anno scorso vi avevo portato con me in Corsica e quindi vi avevo raccontato un po' la mia vacanza. Ecco, quest'anno abbandono la Corsica, anche se in realtà c'è ancora poi un'ultima parte che verrà postata per chiudere quella che era la mia vacanza estiva dell'anno scorso. Quest'anno invece andrò all'Isola d'Elba. E perché ho bisogno di voi? Beh, ho bisogno di voi perché innanzitutto devo un po' capire, insomma, dove poter andare all'Isola d'Elba arrivando io a Rio Marina e avendo una settimana di tempo, quindi io da Piombino praticamente arriverò qui a Rio Marina e ripartirò da Portoferraio. Ho una settimana di tempo per stare qui nell'Isola d'Elba, non ci sono mai andata e quindi insomma mi piacerebbe avere anche un po' da voi alcune indicazioni su che cosa poter visitare. Vi dico che però non amo le spiagge molto affollate, ma poi più che altro, come avete visto anche in Corsica, mi piace poter andare in alcuni posti naturalmente senza diciamo così essere troppo affollati, ma visitare un po' quelli che sono i luoghi magari anche storici. Poi insomma mi sono già un po' documentata e ho visto che l'Isola d'Elba è ricca di miniere, è stata ricca di miniere, quindi anche le spiagge sono piene di diciamo così di minerali. C'è un bellissimo museo legato ai minerali che vorrei andare a visitare proprio a Rio Marina, e poi tante calette ma anche luoghi storici, lo sappiamo tutti, compreso chi è passato di lì, ovvero Napoleone Bonaparte. Quindi forti, fortezze, un monte da raggiungere con una funivia, fare tanto snorkeling. Tra l'altro mi sono dimenticata le maschere al mare e quindi mi sa che dovrò andarne a comprare una. Bisogna fare anche un po' di sport, quindi magari un po' di sup se i luoghi ce lo permetteranno, ma in qualche modo insomma ho già scoperto anche, diciamo così, luoghi, paesini che sono porticcioli dove ci sono tanti pescatori, un paesino tra l'altro molto colorato, insomma, che mi piacerebbe visitare anche di sera, magari mangiando un piatto tipico della tradizione appunto lì dell'Isola d'Elba, come il cacciucco, anche se a me la zuppa di pesce non è che faccia proprio impazzire. Però vabbè, nei posti si va anche per assaggiare quelle che sono, no, diciamo così, le specialità enogastronomiche. E poi ho letto che ci sono dei buonissimi vini, quindi vabbè, insomma, il vino ci sta, accompagna magari anche una pericena in qualche piazzettina con un tramonto, insomma. Poi questa zona molto diversa verso la Toscana, verso la Tunisia, verso la Corsica, dove le spiagge ho letto essere anche molto molto diverse tra di loro. Va bene, quindi io vi chiedo un aiuto, se per caso ci siete stati già all'Isola d'Elba, magari datemi qualche suggerimento su che cosa fare di giorno, di sera, dove mangiare e naturalmente dove andare in spiaggia per prendere un po' di sole. So che il naturismo non è molto apprezzato all'Isola d'Elba, ma va bene. Io intanto i costumi li ho messi. Ricapitolando, i costumi ci sono. Ho messo praticamente dei, come si dicono, i parei, un palo qua, un palo là, un asciugamano, perché dovrò sdraiarmi anche sull'asciugamano, anche se ci sono delle rocce. Poi possiamo mettere i cappelli, questi magari blu e giallo un po' più per la sera, mentre questo ci sta bene per andare in spiaggia a coprirsi, un paio di occhiali da sole, dell'acqua. E poi
porto con me sempre dei libri, quindi non posso dimenticare naturalmente la lettura. Allora ve lo consiglio, vi consiglio alcuni libri che ho già consigliato anche sul canale Patreon, anzi tra l'altro uno di questi mi è stato consigliato proprio da un patron. Se insomma dovete mettere in piedi un'attività o comunque fare fortuna, come si dice, uscendo un po' dagli schemi, beh, vi consiglio La mucca viola di Seth Godin, e dice: farsi notare e fare fortuna in un mondo tutto marrone, quindi essere un pochettino diversi e trovare anche la nostra via. Poi non può mancare la mia settimana enigmistica, perché io senza settimana enigmistica non ci sto al mare, ma sempre tutto l'anno, diciamo così. E poi due libri, che uno devo ancora iniziarlo e l'altro devo, lo sto finendo. Questo di Federico Pace, Scintille, ve lo consiglio, sono tutte storielle molto brevi, ma sono storie, incontri che decidono un po' i nostri destini e parlano anche di sentimenti, sentimenti in generale. Non è troppo mieloso, no, state tranquilli, non è troppo mieloso. E poi questo, mi ha incuriosito in realtà prima la copertina, poi vabbè, Farinetti lo sappiamo, insomma, Slow Food e tutto quello che è realizzato, ma Serendipity, praticamente 50 storie di successo nati per caso, quindi riuniamo anche un po' la mucca viola, e sono grandi protagonisti che insomma in qualche modo sono riusciti a trovare la loro strada facendo anche successo, ottenendo anche successo, ma con delle cose fortuite o comunque date per caso, come ad esempio la storia anche della Nutella, visto che siamo nella nostra zona. Quindi insomma letture molto leggere, poi vedremo se finirò questo, avrò modo magari di cercarne altre, però per il momento direi che la mia valigia è piena, è pronta, aspetto solo i vostri suggerimenti e poi naturalmente vedremo che cosa avremo realizzato proprio all'interno dell'Isola d'Elba. Intanto vi auguro una buona estate e mi raccomando, se vi va, date anche un occhio, uno sguardo, buttate uno sguardo al canale Patreon, se uno non solo radio. Ciao, buone vacanze! Ah, tra l'altro, sì, vabbè, giusto per fare un incipit, una chiusura, non solo chi è stato all'Isola d'Elba, insomma, vi può dare dei suggerimenti, ma anche chi magari ci vive, così come è successo uno di voi in una diretta che avevo fatto con i vinili, in cui mi aveva invitato all'Isola d'Elba, ma poi ho perso i contatti e quindi non mi ricordo più, insomma, chi fosse e che cosa mi avesse, diciamo così, suggerito, quindi se per caso torni a vedere questo video, questi saluti, boh, magari una ragione in più per darmi dei suggerimenti, tu che sei del luogo, tu che sei del posto. Intanto una buona estate, naturalmente, e ci vediamo dall'Isola d'Elba. Mare, sole, spiaggia, ma tanto relax. E naturalmente sempre con uno sguardo all'attenzione legata ancora a questa emergenza, quindi la mascherina ora la vado a mettere anche in valigia. Ciao!